Ciao ragazzi, allora in realtà questo video era già iniziato, ma mi è caduta la macchina fotografica e quindi non va più, cioè nel senso mi saranno problemi, ho registrato il video ma una certa ha deciso di cancellarmelo, quindi ricominciamo. Stavo mangiando le orecchiette al sugo, lo so, voi vedrete sempre mukbang con McDonald's, KFC, robe, ma noi no, noi mangiamo le orecchiette al sugo perché siamo persone a cui piace fare questo genere di video. Dove mangiamo cose normali. Però magari un giorno. Va bene amore, ma perché usi il cappello di lana in casa? Poi ce l'aggiusto. E niente, siamo qua, io e lei, perché Sharon è a scuola. Perché vabbè, è a scuola. Sharon invece non sta bene, è piena di raffreddore. Da domenica sera è arrivato, ci ha grattato il weekend. Ed è piena piena piena. Ma piena una roba incredibile. Proprio l'altro giorno diceva Michael, cavolo, 2 settimane d'asilo e Sharon non si è ancora malata. Non l'avessi mai detto. Vabbè. Voi direte, ma perché siete a terra? Perché Sanel mi ha detto, facciamo un picnic, facciamo un video. Quindi, visto non mi perdere di no. Io sono una persona che, devo stare bassa perché lei basta, che asseconda i figli, nel senso, nei limiti, perché noi mangiamo sempre al tavolo. Però, ogni tanto, secondo me, assecondare i figli in queste pazzie ci sta. Tipo io Michael che è più bacchettone, cioè lui direbbe no a qualsiasi cosa, su queste cose qua, lui è proprio classicone. Io invece sono un po' la mamma per amica, sono sincera, quindi dove posso gli dico sì, quindi sempre. Però mi piace così. Vabbè, stiamo mangiando appunto le orecchiette a sugo, che io impazzisco per la pasta fresca orecchiette, o trofie, insomma la pasta fresca mi fa impazzire. È buona, no, è buonissima, è venuto il sugo, davvero. Io poi ci ho messo un chilo di formaggio. Io ho già lavorato, oggi ho fatto dei video tutto tech, in modo che almeno sono a posto. Oggi non penso che faremo qualcosa, oggi saremo a casa e niente, invece poi domani usciamo e non vedo l'ora che arriva il periodo di Natale. Però devo finire Halloween. Ho deciso che mi travestirò, se trovo il vestito, da infermiera, perché noi andiamo a fare il dolcetto scherzetto qui nel paese la sera di Halloween. E quindi voglio travestirmi da infermiera zombie. Vabbè, io impazzisco. L'ho detto nel vlog che io finché avrò 60 anni mi travestirò, ma non me ne frega niente. E poi arriverà il periodo di Natale. Quindi verso i primi di novembre, metà novembre, inizieremo con le decorazioni in casa. Quindi albero, luci, mica luci, ghirlande. E poi verso i primi di... Sì. Verso i primi di dicembre invece decoreremo la porta. Non vedo l'ora. Mamma mia. Durano troppo poco le feste. Troppo poco. La mia zucchetta. La tua zucchetta, prego. Guarda quattro palloncini. E quelle non le trovavo più. E poi ho notato anche che nei supermercati c'è praticamente la roba di Halloween che ancora non è arrivato, perché oggi cos'è? 17 di ottobre, non c'è più niente. Ormai c'è solo roba di Natale. Quindi non è che sono così matta a voler fare l'albero così presto. Che poi io sono in un gruppo di Facebook dove c'è gente che ai primi di ottobre già ha fatto l'albero. Cioè, quindi papà, quando guardi questo video che mi dici che sono esagerata, c'è gente che già l'ha fatto i primi di ottobre, ok? Ok? Ok. Mangia. Ero qua, ero tutto un folle. Sono anche molto contenta perché i primi di novembre andrò al cinema con la mia amica a vedere Soul. Non so se l'avete visti, ma li ho visti tutti, tutti quelli che esistenti l'ho visti. E quindi una serata solo per me al cinema. Al cinema non vado forse da 11 anni. Sono andata l'ultima volta con Michael, una volta perché non mi porto da nessuna parte, a vedere un film terribile tra l'altro. Ma poi siamo anche andati. Quindi sono contenta.
ci vuole ogni tanto. Io poi non sono una che pretende di uscire sempre con le amiche, mai, anzi, mamma proprio mai. Quindi quella volta ogni tanto che magari riesco a organizzare, perché poi c'è sempre qualche problema, lo faccio. Poi mai dire mai, finché non arriva quel giorno io non sono sicura che vado, quindi. Io invece andare con papà a Sharon. Cosa fate voi quel giorno? Boh. Andate al mezzo. Eh? Andate al mezzo a mangiare. E il papà dice, ma ieri qua, quando tu mi hai fatto unghie, dove sei andato? Il Mac. Papà aveva preso il Mac 1000 per noi e pure per lui. Anche lui si è preso il Mac 1000? Sì. Pesi tutti e due, guarda. Ma sono due. Oddio. Niente, faccio questo pezzo e poi basta, perché continua a bloccarsi. Dovrò comprarmene un'altra, mi sa. Niente, l'altro giorno ho chiamato un nutrizionista e parlando gli ho spiegato appunto il fatto del mio gonfiore. Lo sapete, sono anni che ve ne parlo. E lui mi fa, ma hai mai fatto esami per le intolleranze? No, non mi ridanno, due dottoresse, tutte e due mi danno tutte cose naturali, quindi entro il germinato con fiore, il gasin o carbone attivo, ma non mi servono nulla. E allora io ho fatto il ragionamento tra me e me, ogni volta mi privo a mangiare, mangio poco per paura di gonfiarmi. Ieri ho mangiato un finocchio, ero gonfia come una palla, quindi a questo punto perché privarmi di mangiare? Mangio, che me frega, tanto mi gonfio lo stesso a questo punto. E poi vabbè, tralasciando poi il fatto di mangiare bene, cavoli eccetera, devo andare in palestra almeno 2-3 volte a settimana, devo riuscire ad andare perché ne ho proprio bisogno, cioè ne ho bisogno per forza, ma per me stessa principalmente. E niente ragazzi, chiudo questo video perché amore, non funziona, ho paura che si blocca. Che si blocca ancora e perdiamo un'altra volta la registrazione. Quindi grazie per la compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!